Dai. Cari amici, che dire? Una bellissima giornata di sole. Qualcuno al meteo direbbe le stagioni che cambiano, abbiamo avuto il gennaio caldo. È in positivo, Mauri, perché molto se veniva la neve, se ricordate anni fa, magari avevamo problemi cioè, ad andare d'inverno. Ti ricordi, Mauri, quando siamo andati alla Siro Magnaghi, Campo dei Fiori? C'era giù la neve e sono scivolato anche. C'era giù la neve ed era gennaio, adesso è febbraio, è l'8 febbraio 2020 e siamo qui a un'altra colonia, quindi tipo la Siro Magnaghi ma un'altra colonia. Si vede. Qui è una colonia del touring club italiano. Una colonia alpina anche questa del touring club italiano. Una colonia alpina del touring club italiano, benissimo. Entriamo dentro. Qui abbiamo una bellissima lapide a ricordo. Villaggio alpino del touring club italiano. Peccato che qualcuno si è divertito a coprire tutto. Vabbè, pazienza, io sono quello no, che... Ma lì è venuta via la vernice. No, mi pare che hanno coperto. Ma fa niente, cari amici. Noi non sappiamo leggere, perché se leggessimo... Ma questo si può dire, Mauri? Vedremmo pure... pericolo di incendio, ecco. Pericolo di incendio, perché no? Certo, perché cari amici. Che... Ma noi tanto... Non lo leggiamo, entriamo lo stesso. Benissimo, cari amici, continua, sì, andiamo avanti. Andiamo avanti. Avanti. Prendi lo zainetto. Poi per la nuova stagione avrò delle voglio fare delle scenette, Mauri, di teatrali nuove. Ci ha portato Urbex Morgan con l'auto perché a piedi non ce l'avremmo mai fatta. Noi lo ringraziamo assolutamente e comunque come vorrà Morgan, nel senso nella maniera che vorrà Morgan, lo sponsorizzeremo il suo canale. Mi sembra assolutamente fantastico perché fare aggregazione tra le persone. Bello. Degli alberi secolari, non mi ricordo mai, e i faggi secolari, fantastico. Quindi un posto graditissimo perché è una colonia alpina. Allora, ai tempi che internet non c'era, Mauri, ai tempi che internet non c'era, la gente veniva qua d'estate, ovviamente, non d'inverno con la neve, a godersi il fresco, la natura. La natura. La natura, sì, una colonia per ritemprare, la propria vita. Erano anche, sì, proprio colonie per... Vabbè, insomma, che era. Colonie lui, più che altro per... Venite, per cari polmoni, amici, anche allora per la terapia. Andiamo. Allora, questo, colonia Touring Club, quindi... Era per gli iscritti, soprattutto al Touring Club, che volevano farsi una bella vacanzina qua, ovviamente a pagamento. Certo. E poi pernottavano, questa è la zona per pernottare, la zona dove si veniva a dormire, a,
a passare le notti qua. E, e di là magari. Ah, magari si passa proprio qua. Benissimo. Mauri, poi iniziamo. E qua. Sì. Mauri, ah qua, allora, cari amici, c'è il solito problema dei vetri, facciamo vedere le vetrate, purtroppo, soliti atti di vandalismo, hanno distrutto le vetrate, quindi c'è che dobbiamo stare attenti al vetro per terra. Qui non c'è che non entri nelle scarpe, tanto per cambiare. È un classico degli urbe. Purtroppo. Ma che roba, ma che roba. Qui, ecco, allora. Venite. Oggi sì, welcome! Venite, cari amici, a visitare la colonia. Va. Bello anche qui il terraccino. Wow, le scale, allora, cari amici, le scale ve le consiglio perché sono senza corrimano. Evidentemente il corrimano, come sappiamo, di metallo l'avranno rubato, tanto per cambiare. E le lapidi. Bene, ma salire su, no, aspetta. Magari vogliamo fare, però io vorremmo fare un saltino su. Ah, complimenti, dico complimenti che a chi l'ha fatto, ma non è che ero marcito, ma per me questa scarpata l'ha buttata giù, ma non è che magari saliamo su un attimo tanto per pezzo, facciamo sì. Una cosa così, dai. Prendiamoci da giù, che saliamo su. Stando attenti allora. A non cadere di sopra. Non vedi che hanno preso martellate tutto qua. Andiamo verso il muro, assolutamente. Verso il muro. Bene cari amici, manca il corrimano, però le scale sono larghe e sono agevoli, quindi si può salire, fortuna vuole. Ebbene, mano a mano facciamo questi androni, salutiamo un attimo qua, ormai l'umidità ha fatto diventare muri verdi, su saranno naturali verdi, ma giù proprio l'umidità. Allora dobbiamo vedere le riprese di qua, c'è una finestra lì. Allora facciamo le riprese qua, salutiamo. Sì, poi dobbiamo tornare giù e dopo continuiamo. Faremo un lavoro di montaggio di vari video e verrà tipo un video di 45 minuti. Bene, mamma, al 8 di febbraio 2020, Gennaro Gelmini, detto per Mauri e Urbex Morgan, dalla colonia di Club in Valganna, poco a nord della città di Varese. A dopo, tasto rosso, guarda. Tasto rosso. Sì.
Sì, ma non i fantasmi per adesso non sembra ci siano. Ma qua non credo. Fantasmi di qualche specialità. No. Picca pure. Perché ci sono dei. Siamo al secondo piano della colonia, poi vi faremo vedere anche il primo piano. Assomiglia molto alla colonia Touring Club in Val Canna, provincia di Varese, assomiglia molto all'Uraschi, devo dire, Mauro? Sì, è vero. E adesso, piccolo tocco, guardate, fate come, a parte il muro sibillenico lì, vabbè, lì è la barriera distrutto sopra qua, però... Stando attenti alle scale, naturalmente. C'era una volta un lampadario. Il corrimano è andato distrutto perché era di legno, ma io non penso siano stati vandali. Io non penso che siano stati vandali, penso di più. Il corrimano era di legno, dopo tanti anni è marcito. Beh, sì, infatti. Benissimo. Continuiamo, ma com'è? Tosto, eh? Sì, tosto, fanno giù le batterie che è un piacere. E comunque niente. Non faccio tosto, cari amici. E noi continuiamo, like, iscrivetevi. Like, super like. Ma la cosa magica di questo posto, guardate cari amici, accendiamo la luce! E vai! Ha funzionato! Hai visto? Si è accesa la luce! Si è accesa la luce! Spegniamo la luce! Si è spenta la luce! Accendiamo la luce! Vai, vai, Mauri! Hai visto? Che bello! Discoteca! Funziona ancora dopo tanti anni! Spegniamo la luce! Vedete, cari amici, funziona! Accendiamo la luce e vai alla grande. Questo bellissima. Succede, Mauri, perché siamo in tre a fare l'Urbex, se no l'Enel non arriva. A posto, Margan. Direi no. Piccolo trucchetto quando si è in tre, Mauri. Benissimo, cari amici. A dopo da questo posto così bello, fantastico, guardate. È tutto a sfacelo. A questo punto mi trovo, faccio vedere pure le antiche finestre. Evidentemente, come nell'Uraschi, tenevano delle finestre di riserva, perché essendo di legno si potevano anche spaccare. E quindi preferivano avere delle finestre di riserva. Abbiamo addirittura l'abbaino con cose antichissime, lavabi evidentemente per i vestiti, sì, ricambio quello. Poi, ah no, per ho sbagliato Mauri, per il gabinetto, il lavabo l'ho cambiato col gabinetto, un gabinetto mi pare che... Tutto bagno. Ah, il fornello elettrico, a quanto pare. Un fornello elettrico per cuocere il pane. Si metteva sul pane tipo pane arabo. Io direi pane arabo, che dentro è vuoto e col riscaldo si fa subito a bolla. Qua dei truccioli di legno per il camino. Erano i primi truccioli, addirittura le cose dei tappi di sughero. Sughero, adesso il sughero costerebbe un sacco di soldi, non converrebbe più economicamente. Ai tempi, incredibile, il sughero veniva utilizzato per cosa? Per accendere il camino. Io penso che sia sughero, mi sbaglio, forse per... No, che boiato che dico.
le boiate del Jenny. Questo deve essere sughero per i controsoffitti, però si può usare per accendere il cammino, per i controsoffitti del tetto, quando conveniva usarlo. Ah, anche le beole, ma sono leggerissime, che bello! Volete un tetto leggerissimo? Ecco perché questo tetto si può fare con le beole di legno, vedete? Di sughero leggerissimo, guardate, cari amici, vola, ma non devastiamo nulla, lo mettiamo a posto. Si metteva sopra tipo asfalto, la parte nera dell'asfalto, come quella parte, come per le navi facevano così, anche nelle navi facevano così, ma notate proprio come organizzavano il tutto. Mauri, ho trovato la storia dietro lì. Quindi no, bene, Morgan inquadra, mi ha accompagnato Morgan a visitare. Notate, troppo bello, eravamo nella storia. Cioè, metodi di costruzione antichi, quindi legno, legname, tutto quanto. E Mauri, si continua, cari amici. Si continua, sì. Adesso stacchiamo e passeremo agli altri luoghi. Sì, adesso sì, abbiamo documentato la prima parte. Sì, E adesso andiamo a vedere, perché c'è tanto ancora da vedere. Bellissimo. Quello che riusciamo a far vedere. Fantastico. Allora, ultima cosina, attento con la scaletta lì. Sì. Ma fa pena, no, non è una norma europea, non ci vado tu. Amen. E cari amici, non è appunto, Mauri, stiamo un po'. Stiamo attenti anche. Stiamo un po' come se fosse con la neve, ma un po' abbiamo preferito più che altro raschiare il muro qua, bellissimo, diventata bianca. Da nera, Ma meglio raschiare il muro lì delle scale, è vero Mauri, piuttosto che cadere di sotto e rischiare. Allora adesso, fantastico, qui alla colonia, pensate, immaginate cari amici com'era. Qui siamo nella corte della colonia dove c'erano le galline lì, i bagni lì. Troppo bello. Là dove tenevano i canarini. Veramente, doveva essere un posto fantastico un tempo. Mm-hmm. Sì, infatti. Qui c'erano i miei animali, otto, sette, che... Ah, tenendo proprio i polli, Wow! Che bello! Ah, qua accendono la torcia! Ah, qua c'era il camino dove cuocevano il pane, il forno del pane, l'immancabile forno del pane, perché dovete sapere, cari amici, il è pane. Ovvio. Ah, questo è il forno del pane. Qui li sfornavano, era autosufficiente qui, sfornavano tutto. Perché è chiaro che ai tempi, cari amici, non è che avevano la panetteria qua siamo a 1000 metri. Quindi è ovvio che il pane lo facevano in casa. Dovremmo fare nella ricetta con fare il pane, perché Mauri bisogna saperlo fare. Allora vi dico in breve, in due parole, il pane per farlo bene va impastato due volte. Per fare bene il pane dovete impastarlo due volte, due passaggi di impasto. Altrimenti ancora modello. Un televisore. Sì, è nascosto ancora modello prima di quello 100 Hz questo qua mi sa. Grigio, questo colore qui c'era negli anni 90. Questo è recente. Sì, quello lì, qui c'è questo. Allora dai, andiamo a visitare le cantine.
Mauri, vuoi passare prima tu, Mauri? Ti do l'onore o no? Perché devo sempre passare? Cioè, io ho fatto forza. Ma io sono bastardo con Mauri, nel senso vai. Buono. Ai ai ai, guarda lì, guarda lì. 666. Fai vedere, Morgan. È un bel numero, giocatelo all'otto, cari amici. Giocate all'otto questo numero, il 66, il 6, 99, no, 99 non si può. Ma sta finendo la batteria, devo cambiarla, host. Cambia. Se no forse ce la faccio. Beh, vediamo cosa riusciamo a filmare. Bene, bene, se riusciamo. Dai, 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 Mauri, giù, giù, giù. Ma... No, prima il Mauri, magari. No, io il Mauri e poi... Bene. Stiamo organizzando, cari amici. Venite con noi. Ma tanto ormai sono pratico. La cantinetta. Una volta ci avranno fatto una paura pazzesca. Di qua? È il vino! Di là? Ah, cantina del vino! Un vino! Una volta ci saremmo fatto la striscia. È il vino! Ci fa freddo! Ma adesso. E c'ha per vino, porco cane! A parte il freddo pazzesco! Certo che levano il vino! È il vino! cari amici! Abbiamo ancora il vinello, beh, si trattavano bene i signori. Poi io farò fare qualche video in giro, anche per domani parlerò certo. Di quelle link. Ha lasciato qui una scala. Oh! La scala, le cose teatrali di novembre. Oh! La scala. La scala. Qua è la cantina dei vini tutti vuoti. Siamo sulla scala, ma non è norma della comunità europea questa scala. Attento, non salite su scale che non sono a norma. Faccio la pubblicità, non salite su scale che non sono a norma della comunità europea. Sono scale Ulivuzza. Ulivuzza le scale della comunità europea. A norma della comunità europea. Salite con Ulivuzza. Voluzza, 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 puzza. Salito, salito. Bene, bene. Era così. Vedo che ho quasi un minuto per fare delle... Ah, qui non so, ci sono... ma qua sono più... vedo proprio i particolari. Ma fa un freddo, se no non sarebbe una cantina, Sì, fa un freddo boia, Mauri, non è che... Non è che è pratica la cosa, cioè... Preferivo quasi... Preferivo quasi un caminetto a... Fai, Mauri! I piatti, vai, una bella pubblicità! Ma qui è 10 litri. Che cosa ci poteva mancare? Ci poteva mancare la scuola. La scuola dei bambini. Qui sempre il Touring Club italiano sopra in Valganna. Fantastici dipinti. Sicuramente qualcosa di buono. Qua verso notare i colori pastello bellissimi dei tempi, e qua comunque tutto il villaggio è proprio immerso nei boschi. Più fantasticamente immerso nei boschi, quindi era una cosa piacevole per, diciamo, il secolo scorso. Poi dobbiamo dire così, purtroppo oggigiorno puntano le grandi città, ma le antiche mura, infatti, cari amici, ogni tanto dobbiamo leggere se qualcosa che
non è il verso giusto. Perché? Perché? Quindi le costruzioni vista sulle montagne, sui boschi, sui boschi. Poi c'è una gianna che è poi tra quanto finisce sia batteria sia la memoria, ma tanto rinnoveremo con l'altra. Un lavabo. Io ce l'ho fatta, c'è qualche danno. Morgan è rimasto. Allora, cari amici, venite a fare curve, scongelare i giornini, vi divertirete a morire. Allora, sono inciampato in questi assi allucinanti, poi il lavabo funziona ancora funzionante, vedete, cari amici. Infatti, mi sono lavato a pennello, vedete, funzionantissimo. Qui, addirittura, ci eravamo impigliati nella maniglia della porta. Non so se rende l'idea, cari amici. Una cosa incredibile. Dentro la maniglia della porta. Cioè, solo a noi succedono queste cose. Se vedete nel video del Mauri, vedrete io che provo una nuovissima poltrona di quelle spettacolari e faccio spettacolo. Perché la sedia si accolla. E qui i vari androni della scuola, ancora, e si continua, cari amici, facciamo una visuale e continuiamo a breve anche sulla parte, questi bellissimi alberi centenari, non per dire qualcosa di spettacolare. Ebbene, e benissimo, siamo qua ancora alla scuola e un fantastico messaggio, perché è sublime. Allora, di un ex scolara, fai un po' di luce. Qui ho passato delle vacanze magnifiche. Sono venuta per tanti anni. Lisa S., 18 agosto 1983. Cari amici, ma sì, qui è stata è una storia. È venuta magari per qualcuno direbbe ma chissà, invece è storia. Allora è tutto stato vandalizzato, ma sì, infatti, ma è terribile, purtroppo. Evidentemente stavano anche tentando facendo un tentativo di ristrutturazione e poi invece è stato tutto vandalizzato. Questa sia la parte alta, quindi, del villaggio, e queste erano le aule scolastiche. Nelle vecchie foto del secolo scorso c'erano le aule proprio con i banchi. Sì. E mi ha detto Morgan, c'erano anche proprio chi donava. Sognavano anche il nome, cognome di chi donava i banchi. Le cose qui sono state messe non da tanti anni. Cari amici, l'oroscopo dal 9 al 15 agosto di non si sa che anno. Però, Sagittario, settimana magnifica. Specie l'11, tra qualche giorno farete faville negli affetti, nei pensieri e in azioni, per cui sarete ammirati. Ma incredibile, sia Morgan, Mauri, io sono Gennaro Gelmini. Cancro, siete in netta ripresa in ogni cosa. La fortuna e l'intelligenza vi danno una mano per stare allegri. Capricorno, vi riprende la voglia di agire e anche di sognare, magari al mare e sotto le stelle, dimenticando i guai passati. C'è un oroscopo bellissimo
per qual bene non tutti i segni. Mauri è fantastico, cane, così. Fantastico, troppo così. Bello. Vai. Stazione di Gallarate, cari amici, non c'è nessuno. Boh. La chiesa di Gallarate, provincia di Varese. Gallarate è una città enorme e al momento la messa non c'è. Siamo in Piemonte, siamo a Dormelletto, provincia di Novara, sempre Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, Urbex Mauri e Mauri YouTube, YouTube official. E oggi è una giornata particolare perché è l'8 marzo 2020 e sembrerebbe assolutamente che da domani saremmo impossibilitati a tornare qua in Piemonte. Sembra che causa coronavirus, se ne è parlato parecchio, noi non abbiamo più la possibilità di tornare in Piemonte. Oggi ce la siamo goduta però a un bel ristorantino a mangiare roba buona. Roba buona, ecco. Mi sembra, fa un bello zoom, Maurizio. Guarda tu. Cari amici, che ne dite, eh? Almeno ce la siamo goduta. E cari amici, il cavallino rampante è uno dei simboli di qualcosa che va al galoppo, quindi è uno dei simboli fortunati di qualcosa che dovrebbe continuare, andare bene, essere portatrice di felicità. Allora speriamo che questo cavallino rampante, pur essendoci le situazioni di questi tempi tremendi, situazioni tremende di tempi tremendi, oggi siamo al 8 marzo 2020 e speriamo questo cavallino rampante che ci porti fortuna. Fai una zoomata, Mauri, speriamo che ci porti proprio fortuna. Mauri, un pensiero tuo? E c'è bisogno, perché il momento è di quelli più difficili e non credo di non ricordarmi i momenti così, ne ho passati tanti, ma momenti così veramente stento a ricordarmi, non me li ricordo. Purtroppo passeremo anche questi. Vediamo un po' come. Siamo durante la guerra, non si può andare. Sì, siamo in guerra. Non si può più viaggiare. Non si può più fare un cazzo. E d'altronde ormai dobbiamo anche cercare di stare uniti e vedere un po', insomma, stando uniti e avendo un pochino più di ottimismo, forse riusciremo a superare questo momento che è tragico, veramente. E si continua, cari amici, se siamo vivi continuiamo. Arriva qualcosa? Ah, un aereo! Un quadrimotore, Mauri! Incredibile, un urbex, però in effetti troppo inglobato nel tessuto urbano, e una villa incredibile, bellissima, tentativo di ristrutturazione, andato a vuoto, ma fantastico. A Dormelletto. Siamo a Dormelletto, vicino a Rona, Piemonte. 8 marzo 2020, incredibile. Molto bella, molto. Ma guarda che se ne trovano anche uno. Anche uno non sa niente, trova. Perché di abbandono ce n'è tanto, eh. Anche quelle case lì sono abbandonate, quelle in fondo lì, è che sono messe a nuovo. Incredibile.
attraverso magari, se non c'è. Dai, adesso, adesso. Cari amici, sì, tanto non c'era traffico. Qua è una strada statale, cari amici, ma non c'era traffico in quel momento. E questa è la villa incredibile. Sì, sì. Cari amici, siamo qui nella favosa. Io vi volevo dire, l'abbiamo scoperta per caso, ma neanche per caso, perché io dagli anni 80 che passavo di qui l'ho sempre vista abbandonata. Poi nel 2000, perché qui siamo sulla strada che va ai laghi, Arona, Stresa. E allora niente, e poi nel 2000 ho visto che l'hanno recuperata, ma hanno piantato qua tutto nel 2009-2010, ho visto qua che e l'hanno rimessa nuova, ma alla fine non sono riusciti a... Si vede che è stata rimessa nuova, non so che villa sia, perché non ho il nome, non lo so, però è una casa antica, abbandonata da tantissimi anni. Cosa pensi, Jenny? Te che... cosa penso? Facciamoci una rapida panoramica, venite con noi, cari amici. Lascia alquanto spettacolo spettrale di su di qua. Sì. Non so, proviamo a vedere di là. Allora, abbandonata da tantissimi anni, una villa veramente particolare. Qualche cosa lascia di pensiero. Pensieri miei, Mauri. C'è dentro un fantasma. Secondo me sì, hanno piantato qua tutto e sono scappati. Sì, sì. Questo forse il punto più bello. Qui, da lì, Mauro. Qui secondo me uno può entrare dentro a vedere, però è molto più incredibile della villa. Hanno fatto, vabbè, dovevano fare, si vede che era anche un ristorante. Quindi Mauri, pensiero. Pensiero è che qua è nato diciamo un altro tentativo di recupero alla tua mano. Come quella di Limbiate, ti ricordi? Sì. È molto simile alle ville di Limbiate nei pressi del manicomio di Limbiate. Sì, manicomio di Mombello, Mombello di Limbiate. È incredibile, cari amici, perché sembra la stessa storia. Tipo, volevano ristrutturare e poi hanno trovato i fantasmi. A me mi dà quell'idea, perché... Gli hanno facevo i dispetti, alle macchinari sono scappati. Mi sa che c'erano i fantasmi, hanno lasciato tutto. Perché lasciare una villa in queste condizioni, che hanno rifatto il tetto, notare che i fantasmi arrivano quando la villa è tutta fatta, meno che cosa, Mauri? Cosa manca? Camera. Meno che mancano le finestre, tutto quanto all'interno. Esatto. Quindi cosa deduciamo, Mauri? Deduciamo che il fantasma si fa vedere al momento giusto. Si fa vedere al momento giusto, poi dai. Cari amici, si fa vedere quando il fantasma? Quando mancano le finestre, i serramenti. Perché il fantasma, affinché il fantasma rimanga libero nei movimenti. Qua c'è questo bell'albero. Tentiamo una ripresa, Mauri. Prima che... Vai pure lì e tentiamo la ripresa. Benissimo, benissimo, bene lì Mauri. Arrivo io. Cari amici, bellissimo. Bellissimo albero. Cari amici, bellissimo Tiglio. Mauri, la natura. Sì, sì. Come avevo detto prima nel video. Infatti. Allora, apparentemente tutto a posto. Sappiate, è passata la polizia locale un istante che fa. Che bella macchina. A dare, c'è qualcuno ricco, ma non cambia nulla. Non cambia nulla. Non cambia nulla, puoi avere l'auto che vuoi, ma questa Mauri, quante settimane se devi tenerla chiusa in garage perché non puoi. Infatti. C'è il problema, coronavirus, malattia. Allora, cari amici, siamo a Dormelletto, vicino a Sesto Calende, primo paese del Piemonte. La polizia locale sta dando dei fogli a tutti i negozi, forse
l'ordinamento da domani di tenere chiuso. Beh, sicuramente qualcosa sì. del genere. Quindi siamo in una situazione tremenda. Abbiamo visto tutti, non mancava nessuno, che fanno volantinaggio con dei fogli. Cioè, da domani rimanete a casa, cari amici. Forse addirittura Mauri useranno le persone per dire dove vai, con chi vai, perché vai. Da domani vi chiederanno perché siete usciti di casa. È vero. E oggi è l'8 marzo 2020. Facciamo questa ultima domenica che poi fino ad aprile impediti purtroppo. 4 settimane, ma come faremo Mauro? Dovremo riscoprire i giochi da tavola, la briscola, un po' di cose che magari non facciamo più. No, i giochi da tavola, la briscola, no, no. E niente, io ero col computer, che cazzo faccio con il computer? Lo tiro giù dal balcone. Ma se no stiamo lì a leggere un buon libro che non è male. No! Dai, cari amici, fai una panoramica qui della da questo tiglio. Cari amici, è pieno di telecamere qua. Hai voglia. E anche caspiterina, polizia gogo. Cari amici, noi pensavamo che fosse i zoccheri da mangiare e invece era l'elettraut. Capita anche questo. E siamo appunto sulla sponda piemontese del fiume Ticino, del Lago Maggiore. Qua ci sono 4 confini. Il confine col fiume Ticino, il confine col Lago Maggiore, il confine col Piemonte e il confine con la Lombardia. Luogo incredibile, veramente. 4 confini, Mauro. Sono proprio al confine, eh. Siamo al confine che poi domani non si potrà più fare. Da domani qua zona in pratica vietata. La traversata delle foraghe. Ce la faranno? Cari amici, concludiamo questa giornata in questo posto veramente bello, veramente bello. Siamo a Sesto Calende e questo che vedete, cari amici, è il ponte di ferro di Sesto Calende. Passano sia le automobili, sia i treni e sia un ponte pedonale. A quanto sembra, domani dovrebbe essere chiuso, terribilmente sì, chiuso. Sì. E questo è il ponte dei 4 confini. Abbiamo da una parte il fiume Ticino, di qua, con Sesto Calende, il fiume Ticino. Abbiamo dall'altra parte il Piemonte, con Dermelletto, poi di là Arona. Qui abbiamo il Lago Maggiore e rigirando di qua, così evitiamo di riprendere sempre le persone, e di qua abbiamo la Lombardia. La Lombardia, di là, la Lombardia e qua il Piemonte. Benissimo, cari amici. Un saluto finale, Mauri. Un saluto dal ponte di ferro di Castelletto Ticino e di Somma Lombardo. Sesto Calende. Lo posso tenere questo pezzo del video? Sesto Calende, che mi confondo. Ponte di ferro di Sesto Calende. Niente, di Sesto, e qui, vedete qui, e poi dopo l'8 marzo 2020 salutiamo Festa. Complimenti, Mauri, per il finale. Siamo in pallone, cari amici. Allora, no, spiego io. Cari amici, il buon Mauri ha appena visto il video del Presidente del Consiglio Conte, Giuseppe Conte, che è sconvolgente sul coronavirus, e quindi in questo momento siamo veramente nel pallone, perché questa storia del coronavirus ci ha toccato
Ma siamo un po' preoccupati psicologicamente. Siamo un po' in pensiero perché sì, non sappiamo dove andremo a finire, ma cerchiamo di tenere duro. Mamma mia, che roba! Quello che è niente, insomma. Purtroppo si apprestano momenti duri, ce la faremo, sì, però sarà dura. Sarà dura e dovremo attenerci a queste cose. Stavolta non è più il momento di scherzare, cari amici. Ma... 8 marzo 2020. Auguri a tutte le donne. Della Giolmini, nonostante tutto. Nonostante tutto, auguri a tutte le donne. 8 marzo, festa della donna, quest'8 marzo 2020 sconvolgente. Sconvolgente, sì, forse è il peggiore che io ricordi, ma. Complimenti, Mauri. Salutiamo e finiamo qua. Wow, siamo poeti, cari amici. E dal fiume Ticino. Visto? Fantastico, amici. Che quanti bei gabbiani qua, panorami spettacolari in una situazione, ma fammi dire Mauro, in una situazione normale veramente ci piacerebbe un sacco fare video, in questa situazione è un po' difficile, difficoltoso. Riprendimi da lì mentre faccio vedere, guardate che bello con tutto il lago, da lì, da su. Guardate cari amici, bellissimo, la sensazione della natura, la natura fantastico cari amici. L'aereo appena sollevato dalla Malpensa, guardate qui, un quadrimotore Mauri, sì, infatti. Qui sul nostro bel fiume Ticino. Oh. Wow cari amici, mettete un bel like se potete, se volete. E cari amici, il treno per la Svizzera, per Bellinzona, non va più a Bellinzona, ma è ridotto a Indunolona Mendrisio.